Questa trasmissione è offerta da Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Comuni alla ribalta e bentrovato Luca. Ciao Martina, buonasera a tutti. Siamo nella bassa pianura bolognese, a metà strada diciamo tra Bologna e Ferrara. Il nome della città deriva dall'antica presenza diffusa di mulini ad acqua che oggi sono per lo più scomparsi. Dunque siamo a Molinella, un territorio dalla vocazione agricola ma dove sono sviluppate anche diverse attività artigianali, industriali, prevalentemente di elettromeccanica e elettronica, ma noi siamo qui per parlare non solo di economia del territorio, faremo anche il punto sui servizi, sul welfare, anche sulle varie attività sportive, insomma c'è molto da scoprire questa sera, allora andiamo subito a conoscere i nostri ospiti a partire dal sindaco. Benvenuto Bruno Selva. Buonasera. Abbiamo visto qualche immagine di Molinella nella nostra cartolina, ma intanto per introdurre un po' la puntata, se ci può raccontare qual è la sua personale cartolina del comune. Beh, chiedere al sindaco qual è la personale cartolina del comune è un po' come invitare un oste a parlare del proprio vino. Ovviamente noi di Molinella siamo estremamente orgogliosi, abbiamo un welfare veramente sviluppato, credo di essere che Molinella sia uno dei pochi comuni in Italia che riesce a coniugare, diciamo, la disponibilità sia dei bambini, cominciando dai nidi fino agli anziani. Abbiamo una casa di riposo certificata con oltre 100 posti letto e quindi garantisce un'ospitalità alle persone, diciamo, nella fase finale della vita, poter vivere una vita decorosa, dignitosa, supportate da persone altamente specializzate. Questo, diciamo, nell'ambito del welfare. La cultura, scuole che funzionano regolarmente, l'economia, che anche quella sta andando discretamente o quantomeno meno peggio che in tanti altri posti. Allora avremo modo sicuramente di parlarne perché tiriamo un po' con le fila visto che siamo in chiusura di anno. Le chiedo solo al volo quanti abitanti conta Molinella? Poco più di 16.000, 16.300, 16.400 abitanti. Accanto al sindaco siede l'assessore all'urbanistica, Gianni Scola. Benvenuto. Buonasera. Buonasera. So che Molinella, noi lo vedremo poi anche dalle immagini, si appresta alla costruzione di un nuovo cinema-teatro. Sì, è uno dei progetti importanti nel mandato del sindaco Selva. Dal 2004 questa amministrazione sta proseguendo la propria attività. E per quanto riguarda le opere pubbliche, una delle opere più importanti è appunto la ricostruzione del cinema teatro su un'impostazione moderna, fatto da progettisti del settore. Credo che sia un contenitore per tutto ciò che riguarda lo spettacolo, la cultura, le scuole, eccetera, che sicuramente mancava alla nostra comunità e credo possa dare una risposta molto attesa, soprattutto dalle giovani generazioni, oltre che dalle persone e dai cittadini comuni.
Ecco, entreremo nel vivo anche di questo perché vedremo le immagini e poi dopo continueremo certo. a parlare anche di cultura e di musica. Intanto continuiamo con le nostre presentazioni, l'assessore alle attività produttive e ai servizi sociali Luca Mazzanti. Benvenuto. Buonasera. Come si chiude questo 2012, assessore? Dunque, intanto è un 2012 che non si può nascondere difficile. Difficile per le famiglie, difficile per le imprese e per le attività produttive, che sono appunto le due deleghe che io ho per il conto del Comune di Molinella. Però all'interno di queste difficoltà ci sono comunque dei messaggi importanti, vuoi per quanto riguarda il welfare, che è quello che comunque l'amministrazione ha cercato di dare a supporto dei propri cittadini che ne hanno bisogno, perché c'è proprio una sensibilità importante all'interno del Comune nei confronti, diciamo, dei più deboli e nei confronti, come diceva appunto il sindaco, nell'appoggiare, nel seguire sia i bambini che gli anziani. Quindi un grande impegno viene profuso da questo punto di vista, con risorse importanti che destina il Comune a sostegno di questo tipo di attività. Per quanto riguarda invece le attività produttive, il Comune di Molinella ha un grande tessuto artigianale ed industriale, molto importante. E di queste imprese che ci sono sul territorio comunque c'è anche una forte presenza di imprese vocate all'esportazione e quindi questo consente di compensare in questo periodo di difficoltà di mercato interno con il mercato esterno estero e quindi anche i dipendenti di queste aziende possono pensare di chiudere l'anno con più serenità rispetto ad altre zone della provincia. Quindi questo è un attimo. Abbiamo parlato di attività produttive, ne abbiamo un esempio qui in studio, è Paola Toschi, titolare della Masi Conditioners, benvenuta. Buonasera. E appunto, come si chiude il suo 2012 della sua impresa? Il mio si chiude più che positivamente. Noi abbiamo iniziato un progetto alla fine dell'anno scorso per un trasferimento in un nuovo stabilimento. Il Comune di Molinella ci ha assolutamente supportato in questo, diciamo, progetto e posso dire che ricollegandomi a un altro, diciamo, discorso fatto in un'altra sede, per noi come azienda la crisi è stata un'opportunità. Non è stata, diciamo, l'abbiamo presa io e mio marito, che è titolare insieme a me di questa azienda, come quasi un punto di slancio, per poter fare di più. Mi ricollego a quello che diceva l'assessore, abbiamo assolutamente sviluppato e incrementato l'esportazione, perché ritengo comunque che un bravo imprenditore in un momento di crisi nel mercato dove lavora e dove ha la sua attività debba imparare a guardare altrove per riuscire a tutelare i suoi dipendenti. Infatti noi quest'anno abbiamo assunto altre due persone, abbiamo aumentato l'export di un 60% e siamo riusciti a compensare quello che purtroppo l'Italia in questo momento, insomma, di congiuntura economica negativa che tutti conosciamo, non è riuscita a darci, per cui io sono soddisfatta. Attività produttive erano associate ai servizi sociali, anche qui abbiamo un esponente, è Carlo Carletti, presidente della cooperativa sociale Gesser, benvenuto. Buonasera. Partiamo dall'attività della cooperativa, prima poi di raccontare tutto il mondo dei servizi. Lavorano attualmente nella nostra cooperativa circa 110, quasi tutte donne, gli unici uomini sono nel consiglio di amministrazione, quindi prova a immaginare quando c'è un'assemblea con 110 donne. Che spettacolo è, comunque si lavora molto bene con le donne, almeno posso dirlo. Noi svolgiamo attività di assistenza presso le case di riposo, presso le attività degli anziani e poi gestiamo in proprio una scuola materna e un asilo nido e collaboriamo anche col comune perché ci sono degli scambi a volte per ottenere i posti per allogare i bambini o i ragazzi delle scuole. Direi che la nostra attività quest'anno ha un buon incremento perché vedo che il fatturato è salito circa del 10-15% nei primi 8-9 mesi dell'anno, quindi le prospettive non sono male. Certo che noi lavoriamo prevalentemente con l'ente pubblico e quindi speriamo che di trovare ancora accoglienza nonostante ci sia una concorrenza spesatissima da parte di tante unità cooperative che vengono a fare della concorrenza senza averne poi le capacità per continuare, per portare a termine il lavoro. Collaborazione fra comune e associazionismo anche riflesso nel progetto Scuola di Sport, o sbaglio, Tiziano Magrin? Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Il progetto Scuola di Sport è un progetto che coinvolge principalmente tutte le associazioni sportive presenti sul territorio di Molinella e che vanno a fare la loro attività all'interno della scuola. Questa attività permette ai bambini di imparare tutte le attività
che ci sono sul territorio di Molinella e quindi di poter scegliere quale attività andare a fare da grandi. Questo è molto importante in quanto a Molinella 8 bambini su 10 fanno attività e questo secondo me è un dato molto interessante. E allora, ci siamo. Questa è una panoramica introduttiva. Adesso dobbiamo fermarci per una piccolissima interruzione, ma continuiamo la nostra passeggiata per Molinella. Restate sintonizzati anche perché poi dopo parleremo di cultura, di biblioteca, andremo a conoscere anche l'Avio Superficie. A tra pochissimo. Siamo alla Trattoria della Selva, a Selva Malvezzi, una frazione di Molinella, insieme al titolare, ma anche chef della trattoria, Umberto De Vito. Quali sono, Umberto, le specialità della casa? La nostra specialità sono la pasta fatta in casa, ovviamente, tortellini, tagliatelle, tortelloni, pappardelle, tutte tirate a mattarello. Poi seguiamo un po' quelle che sono le stagioni, ovviamente, cioè quando per esempio in questo periodo c'è la caccia, cominciamo a fare la caccia con la polenta, i funghi porcini, assolutamente, tartufo bianco quando si trova. Mi dicono anche che i dolci siano veramente molto buoni. Sì, perché i miei dolci sono fatti praticamente in modo tradizionale, senza polverine magiche, uova, zucchero e farina. Gli orari invece, aperti quando? Da mezzogiorno in poi, dalle 7:30, dalle 19:30 in poi, tranne lunedì. Quindi Umberto, chiamiamo, anzi diciamo, siamo qui alla Trattoria della Selva e veniteci a trovare. Veniteci a trovare, vi aspettiamo. Siamo da Master Sport, sono in compagnia del titolare, il signor Marco Righetti. Marco, quando nasce la vostra azienda? Nel 1988 ha aperto mia mamma, poi dal 2001 invece siamo in questa sede, tutta la famiglia. In questa sede molto grande dove si possono trovare abbigliamento sportivo? Abbigliamento e attrezzature sportive, abbigliamento di marchi tipo Timberland, tipo Allianz, Napapieri e lo sportivo, marchi più prettamente sportivi tipo Asics, Diadora, Champion, tanti altri. Benissimo, quindi anche calzature, ricordiamolo. E mi dicevi anche prima che fai dei prodotti personalizzati attraverso anche stampe. Sì, lo facciamo direttamente noi, forniture a società sportive dove facciamo le personalizzazioni direttamente noi. Master Sport, circonvallazione sud numero 10, Molinella, Bologna. New Air Styles, il salone di acconciatura, Molinella in via Verdi numero 15 di Salvatore Miale. A chi è rivolto questo negozio? Rivolto a donne, uomo o bambino. Quali sono i servizi, partendo da ovviamente taglio e piega? Una permanente, contropermanente, chatouche oppure effetti speciali, colpi con la stagnola. Quindi anche l'extension e anche trattamenti anticaduta? Esatto, trattamenti curativi personalizzati, quanto anche l'extension. Un'iniziativa molto carina che va controcorrente rispetto agli altri parrucchieri è il fatto di tenere aperto il lunedì. Il lunedì facciamo lo sconto del 30% su tutti i servizi tecnici, l'esclusione, taglio e messa in piega. E allora che aspettate? Vi aspettiamo proprio qui da New Air Styles, vi aspetta anche Salvatore. Arrivederci, a presto. L'autofficina Carlotti Roberto a Molinella, nella storica zona industriale in via Zabaglia 7, è presente sul territorio da oltre 30 anni. L'officina è specializzata in assistenza e riparazione di veicoli di tutte le marche con diagnosi elettronica, banco prova freni ammortizzatori, controllo gas di scarico, ricarica condizionatori e recupero auto con caratrezzi, montaggio antifurti, autoradio, sensori di parcheggio e kit Bluetooth. L'attività presta quindi un ottimo servizio di preparazione delle auto per il collaudo. L'officina Carlotti Roberto è autorizzata Peugeot dal 1980 con la vendita di vetture nuove e usate. L'assistenza post vendita di tutti i veicoli Peugeot e inoltre potrete trovare tutte le offerte promozionali proposte dallo storico marchio francese. L'autofficina Carlotti Roberto vi aspetta a Molinella in via Zavaglia 7. E bentrovati in studio, Comuni alla ribalta, questa sera è a Molinella, in provincia di Bologna. Entriamo subito nel vivo del territorio, Luca è andato a conoscere la biblioteca, vediamo insieme.
Assessore, quali sono i luoghi a Molinella in cui si concretizza l'attività culturale della città? Io direi che il comune di Molinella in linea generale è un territorio culturalmente attivo e vivace. Questo sicuramente grazie all'attività che cerchiamo di portare avanti con l'amministrazione comunale, ma anche l'attività dei circoli, associazioni culturali, privati che contribuiscono a organizzare tutta una serie di eventi, iniziative e manifestazioni, quindi con una programmazione ricca. Sostanzialmente diciamo che a Molinella abbiamo per ora tre nuclei, tre luoghi chiave attraverso i quali nasce e si sviluppa l'attività culturale. Questi sono la biblioteca comunale, la scuola di musica e l'auditorium comunale. Adesso ci troviamo nella biblioteca comunale intitolata Severino Ferrari. Severino Ferrari è un personaggio magari non molto conosciuto, ma un personaggio che nel panorama letterario italiano ha una grande importanza. È stato un amico del Carducci, era un poeta, un letterato, un insegnante e quindi una persona culturalmente di grande importanza, che ebbe il suo Natale proprio a Molinella, meglio ancora a San Pietro a Capofiume, che è una frazione del comune di Molinella. E pertanto quando si appunto inaugurò questa struttura si pensò che fosse assolutamente appropriato intitolarla al personaggio dal punto di vista letterario più significativo appunto e famoso per quanto riguarda la cultura molinellese. Consultazione di libri, zona per i più piccoli, sala studio, internet, sono tante le attività della biblioteca. Le attività della biblioteca sono veramente tante e di questo devo ringraziare anche il personale della biblioteca di Molinella, sia la responsabile che l'altra bibliotecaria, perché infatti riusciamo in questa struttura a sviluppare tante attività. Abbiamo una zona per i bambini più piccoli, che è sia zona di consultazione sia zona nella quale vengono organizzate delle attività con le scuole. Abbiamo una sezione di appunto consultazione dei libri, chiaramente, abbiamo una sala studio che è molto frequentata, specialmente dai ragazzi più grandi, ultimi anni di studi superiori e tanti ragazzi universitari, abbiamo una zona attrezzata per appunto la navigazione in internet e vengono appunto sviluppate in corso d'anno tante attività. E i numeri della biblioteca di Molinella sono numeri impressionanti per chi non conosce magari questa realtà. Parliamo di oltre 20.000 accessi all'anno, parliamo di oltre 55-57 prestiti giornalieri per giornata d'apertura tra materiale cartaceo e materiale multimediale. E quindi è sicuramente una struttura che rappresenta veramente il fulcro dell'attività culturale quotidiana nel nostro comune. Anche le scuole sono protagoniste dell'attività della biblioteca? Assolutamente, le scuole sono protagoniste, ripeto, sia attraverso delle attività comuni che vengono organizzate con le scuole di ogni ordine grado, quindi dai bambini dai 3-4 anni fino ai ragazzi delle superiori, chiaramente con iniziative di volta in volta diverse e di volta in volta anche coadiuvati da personale qualificato, esperto, che è in grado appunto di sapersi porre nel modo migliore con i ragazzi, a cui si aggiungono varie attività come ad esempio le gare di lettura che hanno avuto un grande successo. E inoltre, ripeto, anche per gli studenti universitari hanno identificato la biblioteca di Molinella quale un luogo di studio e di approfondimento molto apprezzato. Ecco, così abbiamo conosciuto intanto la biblioteca e parte delle attività culturali di Molinella. Sindaco Selva, colpisce quando si viene a Molinella il fatto che sia tutto così a portata, perché sono vicini contemporaneamente lo stadio, il fulcro, il centro cittadino e tutte le varie attività, è così? Certo, diciamo che come nostra prima idea è quella di portare i servizi ai cittadini, non i cittadini ai servizi. Quindi cercare di concentrare il tutto nella misura più efficiente possibile, in maniera tale che sia i giovani sia i meno giovani possano accedere tranquillamente senza dover effettuare grossi spostamenti. Assessore Scola, una città che ha queste caratteristiche è anche, credo, una città più a misura poi di cittadino di chi la deve vivere. Assolutamente sì. Il nuovo strumento urbanistico che abbiamo approvato recentemente e che è stato oggetto di attenzione anche
nei varie rappresentazioni, sia a Venezia che a Matera, attraverso l'Istituto Nazionale di Urbanistica, ha evidenziato due o tre peculiarità importanti, quindi una condizione, una qualità della vita al di sopra degli standard minimi soggetti nei territori di questi comuni, un sistema di viabilità che andrà a completarsi nel corso del mandato e quindi portare fuori il traffico pesante dal centro cittadino verso una nuova circonvallazione in corso di realizzazione e una qualità della vita, ripeto, che viene apprezzata soprattutto da chi viene a risiedere a Molinella. Quindi che città avete in mente seguendo questo piano urbanistico per il futuro? Una città a dimensione Duomo, vivibile, con parchi, spazi verdi. Lei pensi che c'è il quoziente verde, è il doppio del minimo previsto dagli accordi di Kyoto, quindi veramente una città vivibile a dimensione per le famiglie, dove le famiglie possono trovare edifici scolastici di primo ordine. Abbiamo recentemente inaugurato, il sindaco, una scuola in San Martino di classe A, costruita a tempi di record, 10 mesi. Scuola dove c'è tutti i requisiti dei recuperi energetici, tetto in erba, recupero dell'acqua, del sole, del termo, eccetera. Siamo veramente soddisfatti di avere in questi anni sistemato tutte le scuole del nostro territorio. Sindaco, proprio parlando di scuola, è coinvolta nelle attività della biblioteca, è coinvolta nel panorama sportivo, quindi i ragazzi di fatto cominciano anche a conoscere fin da subito i luoghi della città e le loro potenzialità. Assolutamente sì, perché oltre questi servizi di carattere culturale, si diceva prima a proposito della scuola di sport, noi a Molinella abbiamo una polisportiva che gestisce qualcosa come circa 30 discipline sportive, quindi la possibilità ai ragazzi di essere presenti, di poter svolgere attività fisica, oltre che attività culturale, attrezzature che sono di primo ordine, e quindi questo dà la possibilità già ai ragazzi di vivere compiutamente quella che è la città, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista fisico. Anche per le frazioni, per gli abitanti delle frazioni, quindi rimane il fatto di non doversi allontanare troppo dal comune capoluogo? Assolutamente sì, anche i ragazzi adesso stiamo organizzando quella che viene chiamata la Corriera dello Sport, dove tramite uno scuolabus facciamo i giri nelle varie frazioni per raccogliere questi ragazzi e poterli portare alle varie discipline, ripeto, sportive, culturali, ricreative, scuola di musica, non so se qualcuno... abbiamo una scuola di musica straordinaria, con oltre 250 bambini che suonano uno strumento. Non voglio parlare di quelli che fanno propedeutica alla musica, quindi conoscere la musica a solfeggio. Addirittura partiamo dalle scuole materne. Vogliamo fare in maniera, che Molinella dia tutto ciò che eventualmente è possibile dare ad un ragazzo. Siamo distanti dalla città, abbiamo un handicap grave che sono le grosse linee di comunicazione, ma vogliamo fare in maniera che Molinella, pur essendo carente nelle linee di comunicazione, dia tutte quelle opportunità, tutte quelle possibilità che hanno i ragazzi di una grossa città. Lei ha appena citato la scuola di musica, noi siamo stati lì, la conosceremo insieme. Subito dopo questa piccola interruzione vedremo un poco i vari corsi che vengono fatti per bambini, giovani e adulti di tutti i tipi. Restate con noi.